Questa mattina davanti ai cancelli sono arrivati 30 fascisti, erano armati di bombe e coltelli, questi di Borghi sono gli squadristi. Han cominciato tirando sassi contro i compagni di un capannello, alle proteste han risposto sparando, due ne han feriti con il coltello. Noi operai gli siamo corsi dietro, ma quei vigliacchi sono fuggiti, approfittando della confusione, mentre portiamo in salvo i feriti. Subito dopo la vile aggressione, ecco arrivare due capi fascisti, van con la borsa dal porco padrone, a prender la paga dei loro squadristi. Li abbiamo presto riconosciuti, uno è del piccolo, quell'assassino, e l'altro è Micolo, capo fascista, torturatore repubblichino. Dentro la borsa coi passaporti hanno una scure bene affilata, questa è la prova che i due compari la sanno lunga su com'è andata. Li abbiamo fatto alzare le mani, li abbiamo messo al collo un cartello con sopra scritto siamo fascisti, facciamo politica con il coltello. E dalla Ignis fino in città, mentre tremavano per la vergogna, li abbiamo portati in testa al corteo e tutta Trento li ha messi alla gogna. Ma per stavolta vi è andata bene, perché alla fine della passeggiata quella gran forca che meritate non ce l'avete ancora trovata. Cari compagni, quella gran forca dovremo farla ben resistente per impiccarci assieme ai fascisti, il padron Borghi porco petente. Cari compagni, quella gran forca dovremo farla ben resistente per impiccarci assieme ai fascisti, ogni padrone